Ragazzi, è il 22 giugno, mancano soltanto 5 giorni e poi Las Vegas mi accoglierà a braccia aperte. Però, come vi avevo detto ieri, principalmente la cosa più importante che vado a fare è il main event. Ma non c'è solo il main durante le World Series, ci sono tanti tornei e io che sono un professionista quasi serio, ce li ho tutti segnati qua. Quindi adesso vi dico in due parole quello che sarà il mio programma nel periodo in cui sarò in permanenza a Las Vegas. L'idea è quella di arrivare il 26 e io arrivo verso le 7:30, una dormitina, in giro a vedere due gnocchettine e poi il giorno dopo, subito a mezzogiorno, 27 giugno, evento da 1.500 euro, è l'evento numero 49. Qua mi raccomando, sempre per gli aggiornamenti seguite la pagina di Disney Poker, seguite la mia pagina fan club di Facebook, cercherò di mettere tutto in modo che voi siate aggiornatissimi sulle evoluzioni pokeristiche del Funambolo. Dopo quel torneo, l'idea, se arriviamo al tavolo finale no, ma non è così semplice, sarà quella di fare il 29 giugno, sabato, il torneo ancora da 1.500 euro, un No Limit Hold'em. L'evento numero 53. La mia idea, anche se sono tanti tornei di specialità come l'OMA, come l'Eight Games, è di fare un tentativo per vincere il braccialetto in due o tre tornei, magari quattro di No Limit, e poi dopo concentrarmi sul main. Non voglio neanche esagerare e disperdere tutta l'energia, arrivare poi al main col fiato corto. Quindi mi raccomando, 5 giorni e poi si parte. Non dimenticate di seguirmi sulla pagina di Facebook di Snipoker. Vi aspetto tutti.